Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci qua, parliamo di autonomie, lo facciamo con Roberto Occhiuto in collegamento, presidente della Regione Calabria. Buongiorno presidente. Buongiorno. Mi sente? Meno male, perché quando ci sono gli zainetti abbiamo visto che i ritardi possono creare problema. Allora, cosa ne è di questo progetto delle autonomie che Calderoli dice ci sarà un anno per chiudere? Io spero ci sia davvero un anno per chiudere. Dubito che in un anno ci si riesca, perché da 20 anni si cerca di realizzare ciò che è contenuto nel titolo quinto della Costituzione e non ci si riesce. Guardi, non ho un pregiudizio verso l'autonomia. Il punto è che l'autonomia è una parte della Costituzione che va attuata e peraltro è una possibilità che si dà alle regioni. Poi ci sono degli obblighi che la Costituzione prevede e che riguardano i diritti civili e sociali che la Costituzione dice devono essere garantiti con uniformità su tutto il territorio nazionale. Se non è possibile, perché non c'è capacità fiscale sufficiente da parte di alcuni territori, deve intervenire la perequazione. Le faccio l'esempio della mia regione. Io governo una regione straordinaria dove però nella parte ionica non ci sono strade di collegamento. C'è una strada che da 30 anni viene definita la strada della morte. C'è una rete ferroviaria che non è elettrificata. Manca l'alta velocità ferroviaria. È normale che sia più difficile fare impresa, sviluppare capacità fiscale. Allora, se non si supera il criterio della spesa storica per finanziare i diritti di questi cittadini, i diritti civili e sociali, che devono valere a Crotone come a Bergamo, perché lo dice la Costituzione, bisogna colmare il gap infrastrutturale, bisogna far intervenire la perequazione. Noi chiediamo questo, si faccia questo. Un istante dopo si può fare anche l'autonomia differenziata, verso la quale non ho un pregiudizio, perché guardi, se si facesse l'autonomia differenziata, io da Presidente della Regione Calabria chiederei di avere deleghe sull'energia, per esempio, perché la mia regione è una miniera per quanto attiene alle energie rinnovabili. In Calabria si produce il 42% dell'energia da rinnovabili. Le percentuali di energia da rinnovabili prodotte in Veneto e Lombardia oscillano dal 13 al 16%. Se a questa fonte di energia io aggiungo l'idroelettrico e altre fonti non fossili, in Calabria si produce più energia di quella che consumano i calabresi, però i calabresi pagano la stessa bolletta dei veneti o dei lombardi. Certo. Allora, se vogliamo discutere di autonomia differenziata, discutiamo anche di energia. Le faccio un altro esempio. Governo una regione che ha il primo porto d'Italia, il porto di Gioia Tauro, fa 3 milioni e mezzo di container, più di quanti ne facciano il porto di Genova e di Trieste messi assieme, però non rimane un euro di oneri doganali alla Calabria. Allora, l'autonomia differenziata può essere un'occasione di sviluppo anche per il Mezzogiorno, ma pensiamo prima agli obblighi della Costituzione, cioè garantire i diritti con uniformità sul territorio nazionale e poi alle possibilità offerte dalla Costituzione stessa in termini di autonomia differenziata. È come se ci fosse un treno con 3 vagoni, l'autonomia differenziata, i diritti sociali e civili che vanno garantiti secondo i fabbisogni e non secondo la spesa storica, perché altrimenti chi ha avuto di meno in passato continuerà ad avere di meno e chi ha avuto di più in passato continuerà ad avere di più, e la perequazione. Se al traguardo Calderoli, che è bravissimo, riesce a portare l'intero treno, io sono contento, perché evidentemente anche i 2 vagoni che da 20 anni sono fermi taglieranno finalmente il traguardo. Aspetti che c'è Pietro Salvatori che voleva farle una domanda. Presidente, permesso che io sono d'accordo sul concetto, sul suo discorso, diciamo, io mi sento di essere d'accordo, però qui oltre che problemi pratici che lei giustamente enunciava, c'è un problema politico forte, cioè il problema di un vostro alleato, parlo della Lega ovviamente, in difficoltà di consensi, è inutile che stiamo qui facendo l'analisi, che ha un grosso problema al nord, abbiamo visto gli AD in Lombardia, il comitato dei Bossi, e che sul portare a casa l'autonomia non ha né la sua stessa prudenza né, come dire, antepone i suoi stessi caveat, cioè loro
da quello che hanno anche ribadito, vogliono l'autonomia perché, come dire, perché lo vogliono alcuni governatori del nord del loro partito politico e perché è una bandiera che gli serve per rivendicare la loro centralità e per dare un segnale al nord che si stanno un po' perdendo. Quindi, cioè, avete un problema politico non di poco conto da questo punto di vista. Guardi, l'autonomia non è una stelletta da puntare sulla giacca magari verde, no? Di qualche dirigente di governo. Cioè, l'autonomia può essere una buona cosa a condizione che si faccia bene, assicurando i diritti, oppure può essere l'occasione per aumentare le differenze nel nostro paese. Io confido molto nella capacità di sintesi che avrà il presidente Meloni, che mi pare stia tenendo un contegno, diciamo, di grande disponibilità nei confronti delle regioni, sia di quelle del nord che di quelle del sud, ma credo abbia il carattere, l'autorevolezza per tenere la barra dritta e per farsi guidare dalla Costituzione anziché dagli interessi di questo o di quella forza politica. Senta, Presidente, c'è una parola che io mi aspettavo che lei pronunciasse: sanità. Lei è anche commissario alla sanità. Siccome a proposito di autonomie ma anche di grandi differenze, la Calabria sappiamo che pur avendo delle eccellenze ha una situazione abbastanza, insomma, difficile dal punto di vista della sanità, delle strutture. Sappiamo benissimo che persone sono costrette a spostarsi per farsi curare. È questo che non dovrebbe essere il primo punto di un'autonomia dignitosa per una regione che merita di avere quello che hanno anche altre regioni? E poi mi chiedo, possibile che da anni si vada avanti sempre nello stesso modo, non potendo mai, come dire, mettere mano a situazioni davvero imbarazzanti, a dire poco, ecco, perché quando mancano le strutture o quando ci sono strutture nuove di zecca, come abbiamo visto, ma chiuse o fatiscenti perché lasciate marcire, insomma, l'indignazione è tanta. Guardi, io ho raccolto un sistema sanitario in macerie, sono commissario da un anno, sono commissario perché prima di me, per 12 anni, la sanità della Calabria è stata governata dal governo nazionale, per intenderci non c'è stato un assessore calabrese che si occupasse di governare la sanità, hanno mandato generali dei carabinieri, della guardia di finanza, spesso senza alcuna competenza in materia di organizzazione sanitaria. Dovevano fare due cose: dovevano migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e accertare il debito della sanità, perché per tanti anni non si è riusciti a capire nemmeno quale sia il debito della sanità. Beh, io in un anno sono riuscito a dimostrare che la sanità calabrese non è in deficit, ho addirittura un avanzo di amministrazione, e entro fine anno, con l'utilizzo della Guardia di Finanza, con l'aiuto della Guardia di Finanza, riuscirò ad accertare il debito della sanità calabrese, quindi entro qualche giorno. Però c'è una grande responsabilità da parte del governo nazionale, che in questi 12 anni ha abbandonato la sanità della Calabria. Intendiamoci, il commissariamento è avvenuto perché la politica calabrese, prima dei 12 anni di commissariamento, aveva fatto disastri, la politica di centrodestra e di centrosinistra. Però la sanità in Calabria è stata governata dal governo nazionale, quindi dimostra che quando se ne occupa il governo nazionale non è detto che se ne occupi meglio delle regioni. Sulla sanità, poi, io vorrei che il governo nazionale si occupasse davvero delle riforme che servono a tutto il paese, ancora di più alla Calabria. Le faccio un esempio: c'è un problema gigantesco nel nostro paese che riguarda il reclutamento dei medici. Per anni è stato trascurato, perché per anni gli ordini dei medici si sono opposti al numero aperto, hanno voluto il numero chiuso a medicina, non si è investito sulle specializzazioni che servivano nelle corsie degli ospedali. E ora questo problema che hanno le regioni del nord, il Veneto, la Lombardia, è ancora più grande in Calabria, perché la Calabria è un sistema poco attrattivo, quindi abbiamo difficoltà
a reperire medici, per tenere aperti i pronto soccorsi, per tenere aperti ospedali dove i medici difficilmente vogliono andare, come l'ospedale di Polistena, di Locri, di Gioia Tauro. Sta accadendo che molti medici italiani si dimettono dal pubblico e vanno a lavorare a gettone nelle cooperative, guadagnando 10 volte di più e facendo spendere al sistema sanitario 10 volte di più. Tanti giovani medici italiani se ne vanno all'estero e di questa cosa la politica nazionale non si è accorta negli ultimi anni. Quindi la sanità è uno di quei settori dove, oltre alle risorse, occorrono riforme coraggiose nella direzione di consentire ai medici italiani di poter lavorare in sicurezza negli ospedali, ma anche di essere pagati come meritano. E ai cittadini di non dover attraversare l'Italia per andare a farsi curare altrove. Ai cittadini di non dover attraversare l'Italia per andarsi a curare, perché questo poi rappresenta un onere straordinario. Un'ultima cosa da Pietro Salvatori. La mia, che spendono 200 milioni di euro di mobilità passiva. Presidente, la porto fuori strada per un flash. Lei è stato, è un big del suo partito, lo è stato a Roma prima di diventare governatore. C'è una grande polemica attorno a una frase del suo leader, di Berlusconi, no? Quella sul pullman, eccetera, eccetera. Ci sono due partiti, il partito di Berlusconi che dice che era un grande umorismo e invece chi dice che era una grande volgarità. Lei in quale dei due partiti si iscrive? Guardi, l'ha detto in uno spogliatoio, appunto una frase da spogliatoio quello. Poi Berlusconi, credo che lo conoscano tutti gli italiani, nei suoi aspetti diciamo più apprezzabili, perché è un uomo di grande generosità, di grande simpatia, e anche in quelli che alcuni criticano, perché a volte l'eccesso di simpatia genera diciamo delle battute che molti ritengono fuori dal contesto, fuori dal limite. Però il giudizio di Berlusconi è un giudizio che ormai darà la storia di questo paese, io credo che sia un giudizio estremamente positivo. D'altra parte, diciamo, se c'è quel tipo di offerta, c'è una domanda che è tutta vostra, no? Del sesso maschile, quindi insomma, diciamo, non so chi è chi fa la figura migliore. Grazie Presidente Occhiuto, grazie mille, buon lavoro, grazie anche a Pietro Salvatori, adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break, buona giornata.